facciamo l'albero! Yeah, Natale! Mamma, e saremo tutti Natale. Felici che è Natale! Natale in tutto il mondo! Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Questo video è in collaborazione con la mia amica Francesca, Mrs. Pepper, della quale vi lascerò tutti i contatti nell'info box. Oggi faremo insieme gli addobbi di Natale. Buona visione! Cominciamo con le luci. Ho utilizzato 3 fili di luci, 2 trasparenti e una verde, le luci tutte colorate, e il mio grande aiutante Gabriele mi ha appunto aiutato a disporle nel modo più corretto. Finalmente passiamo agli addobbi veri e propri. Io conservo di anno in anno tutti gli addobbi, ogni anno compro qualcosina, però gli addobbi sono sempre gli stessi fondamentalmente, rossi, argento e dorati. Quest'anno ho preferito basarmi principalmente sui classici colori del Natale, il rosso e il d'oro, però c'è anche qualche punto di argento e di bianco. Passiamo alle ghirlande colorate e questa volta ho deciso di metterle sia color argento che color rosso e qualche puntina di dorato, appunto in modo da farle risaltare in mezzo a tutti gli addobbi. Io ho un grande problema con i puntali classici purtroppo non mi piacciono. Quest'anno ho trovato in un negozio che c'è qui a Bologna che si chiama Pepco questa campana dorata e mi sono totalmente innamorata, anche se l'utilizzo in realtà non era destinato all'albero, però credo che in realtà ci stia molto bene. Per renderlo ancora più guarnito e più pieno di decorazioni, ho deciso di aggiungere delle stelle di Natale, finte ovviamente, qua e là in mezzo alle parti più vuote dell'albero. E voilà, l'albero è finito. Fatemi sapere se questo addobbo vi piace, se avete dei consigli eventualmente da darmi. Adesso, a breve, vi faccio vedere come ho coperto la base, diciamo, dell'albero. Con una semplice tovaglia natalizia che non utilizzo più, l'ho messa a coprire tutti i piedi dell'albero
al posto del classico tappetino, diciamo, copribase. Mi piace molto. In casa mia non manca mai il presepe, anche se quest'anno, con il fatto che la ginevra è ancora molto piccola, lo devo fare ridotto rispetto al solito. Di solito li faccio molto più grandi, molto più abbondanti. Intanto che scorrono le immagini, vi ricordo che questo video è in collaborazione con la mia amica Francesca, di andare a cercarla e a iscrivervi al suo canale. Sotto nell'info box vi metterò tutti i link di riferimento, e di andare a cercarla anche su Instagram come Mrs. Pepper. Buona visione per il resto del video.